Nessumiano. Noi stasera stiamo per fare un giro, insomma, e per vedere realmente chi aiuta e come si aiutano i più deboli. Ma noi intanto siamo un'associazione di volontariato che prevalentemente facciamo protezione civile e assistenza alla popolazione. Nel tempo libero diamo una mano a chi ne ha più bisogno. Allora Mary, abbiamo incontrato anche altri volontari. Sì, quella è un'associazione, si chiama Cripop, che ogni venerdì sera viene qui per dare la cena. Quindi al cena camper, e vestiario, sì, sì, ho visto. Cena principalmente e poi raccoglie anche il vestiario. La soddisfazione che provi quando fai questo lavoro, insomma, questa carità, perché di questo che si tratta, qual è? Che aiuto le persone. Okay. Torni a casa. Contento di aver aiutato le persone povere. Ci sono delle persone che ti sono rimaste impresse? Tutto quello che vedo ogni sera che faccio volontariato mi resta impresso. Tutti? Tutti, sì. Il nostro rapporto è autotassazione e andiamo in giro a cercare un po' di aiuto da commercianti che ci danno qualcosa da mangiare, nei panifici cerchiamo qualcosa, insomma, che possiamo portare a queste persone. Siamo un gruppo di volontari armati di buona volontà e ogni tanto cerchiamo aiuto da qualcuno, ma istituzioni, vabbè, lasciamo stare, dico, è meglio non discutere. Se qualcuno volesse aiutarvi, volesse darvi una mano, che cosa diciamo? Insomma, si possono, vestiti, sì, ma più che vestiti in periodo invernale, giacconi, ma quello che servono sono le coperte, come tu ben sai avevano già fatto, insomma, qualcosa di questo genere per la distribuzione di coperte. Si possono rivolgere al bar Robert 2 in via Cesare Battisti di fronte all'università. C'è un'altra nostra responsabile che si chiama Mary, che ovviamente si occupa di questo, e basta, per il resto. Quindi siamo che cosa qui possono portare? Per darci? Coperte, giacconi e anche alimenti, si intende biscotti, briochine, perché poi questi noi li diamo anche alla casa di Vincenzo, perché la mattina danno la prima colazione ai senza tetto. Ai senza tetto.